bentornati amici di Obiettivo News, siamo qui oggi per presentare una manifestazione che si terrà a breve, partirà appunto venerdì 7 giugno fino a lunedì 10 giugno a Valperga, in particolare nella frazione di Braida Croce. Stiamo parlando appunto della festa di San Rocco, abbiamo qui con noi il presidente dell'associazione Pro San Rocco Braida Croce e il sindaco di Valperga Walter Sandrini. Valentina Aimonino, presidente di questa associazione. Da quanti anni è che sei presidente dell'associazione? Dal maggio 2021, solo che nel 2021 non abbiamo effettuato la festa e neanche nel 2022 per i problemi legati al Covid. La prima carica ufficiale è stata l'anno scorso, nel 2023, che è stato nel weekend del 14-17 giugno, weekend successivo, che quest'anno per ovvi motivi abbiamo dovuto anticipare. Una festa quindi molto sentita dalla frazione e da tutto il canavese, perché comunque sono centinaia le persone che tutti gli anni arrivano a Valperga a trovarvi. Se vogliamo parliamo un po' di questo programma, che quest'anno è un po' diverso e molto ricco rispetto anche a quello degli anni precedenti. Iniziamo appunto venerdì 7 giugno, l'inaugurazione alle 19. Abbiamo l'inaugurazione presso il Capannone alle 19, poi finito il rinfresco offerto dall'associazione inizierà il padiglione, si apre la cena, che quella sera avremo la specialità del polletto allo spiedo cucinate da Elio. E poi con il post serata, con festa e epica, Alex R e tutti i vari DJ. Sì, quindi una serata dedicata ai più giovani e anche meno giovani, perché non esatto. È detto che meno giovani non possano andare. Quindi fa un po' di tutti i generi, diciamo. Poi sabato 8 giugno si prosegue con anche degli appuntamenti dedicati ai più piccoli. Sì, verso le 16 abbiamo i giochi per i più piccoli, per i bimbi. E così almeno intratteniamo anche i più piccoli, per poi con dei giochi anche caratteristici, anche dei giochi di una volta. Esatto, corsa dei sacchi, rottura delle pignate, interviene in aiuto l'oratorio di Valperga. Poi finiti i giochi ci sarà la merenda per i bimbi e poi la sera ci saranno costine allo spiedo. Ovviamente, anche che non ho detto, il venerdì c'è anche possibilità di menù alla carta, quindi sì, non solo quello. Il sabato sera, per variare, facciamo le costine allo spiedo e menù alla carta. Ovviamente magari non tutti possono preferire le costine. E poi a susseguirsi, post serata, avremo i Jazz for DJ. Sì, quindi un altro gruppo di DJ sentiti, che prendono abbastanza comunque range 25-30 fino ai 50. Sì, quindi c'è spazio per scatenarsi volevi dire anche per te? In tutte le serate, certo, perché non è che è una serata dedicata a tutti. Un po' per tutti, poi loro fanno... Meno male abbiamo scelto le serate dove ci sia animazione abbastanza tutte le sere. E domenica 9 giugno si inizia alle 9 con il torneo dei calci di rigore. In ricordo di Taroboiro per Domenico. Iniziamo alle 9 presso i laghetti di Valperga. Sì, il campo. Sì, più o meno dovrebbe finire intorno alle 15. Lì tanto ci saranno, abbiamo chiuso a 28 squadre. Ne abbiamo rifiutate tante, però per limiti tempistiche. Certo, tutto, se non si finisce più. Esatto, abbiamo dovuto chiudere a 28. Che oltretutto subito le abbiamo chiuse e più o meno si finirà intorno alle 15, così abbiamo poi dai campetti ci spostiamo al Capannone, che così chi vuole può continuare la festa lì, diciamo, e poi ci sarà anche la premiazione. E per poi dare spazio alle 17 l'apertura dell'iscrizione, così se qualcuno, visto che i calci di rigore non sono così impegnativi come una partita di calcetto, volesse farsi una corsa piuttosto che una camminata tra le campagne, alle 7 c'è l'apertura delle iscrizioni, che partirà poi alle 6:15, ovvio. Alle 5 c'è l'iscrizione, alle 6:15 la partenza. E poi in memoria di Rosella Agostino. E finita la corsa ci sarà anche lì la premiazione e poi un rinfresco offerto alla famiglia Agostino. Dimmi. E poi? E poi finito tutto ciò,
La domenica sera abbiamo lasciato menù alla carta perché troppe cose, sì, no, così troppo almeno molto... già abbiamo la domenica che è abbastanza tosta. La domenica sera abbiamo lasciato menù alla carta e poi il dopo cena avremo Radio Gran Paradiso che farà da disco per tutte le età e poi latino per gli amanti del latino americano. Sì, quindi con Radio Gran Paradiso ha un'altra serata di nuovo di divertimento, di balli, esatto. E di balli sentiti. E la festa poi chiuderà lunedì 10 giugno? Con la frittura di pesce e la paella, ormai sono 10 anni, forse il primo anno non l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta dall'anno successivo e è sempre stata un successo sia paella che frittura e giustamente continuiamo a farla. E per il dopo cena abbiamo scelto Marco Picchiottino. Sì, quindi si chiude con il liscio. Esatto, così almeno si accontentano anche magari le signore e i signori un po' più... Esatto, almeno tutte le serate, bene o male, c'è dal liscio, c'è magari dal live che magari qualcuno può cantare, o magari dalla disco per i più giovani, oppure anche magari per gli sportivi, il torneo o la corsa, e per i piccoli ci sarà i giochi. Oltretutto sabato e domenica ci saranno anche dei gonfiabili, perché chi venisse con i bimbi almeno può usufruirne. Sì, certo, diciamo che si cerca di accontentare un po' tutti durante questa 4 giorni. Anche se è difficile accontentare sempre tutti. È impossibile accontentare tutti, però uno quantomeno ci può provare. Qual è, perché bisogna venire alla vostra festa? Qual è il punto di forza secondo te? Casa. Perché lì non distingui la persona, cioè vieni tu, che viene un altro, comunque sei tutti uguali alla fine, è come ti sentissi a casa, e poi si mangia bene. Quindi si unisce la, sì, cucina. Esatto, senti proprio l'aria di festa, senti tutti uniti, quello che ho sempre percepito negli anni, e forse è quello che magari mi ha... Ti ha spinto a intraprendere questa... Anche se è difficile a volte. Immagino. A intraprendere... Tu ne sai qualcosa, Walter, perché sei il predecessore di Valentina. Sì, diciamo tra i fondatori di questa associazione. No, quello che c'è di bello è che noi a Valperga, perché noi abbiamo diverse associazioni che veramente fanno veramente tanto, e nel tempo abbiamo... Diciamo, in questo periodo soprattutto abbiamo tanti eventi uno dietro l'altro, quindi io ringrazio Valentina, il presidente della Pro San Rocco, che sta portando avanti con grande successo questa associazione, con tutti gli altri del direttivo, e ringrazio dell'invito, perché come sindaco qua presente per stare al suo fianco per ovviamente l'organizzazione di questa festa, perché secondo me la cosa importante è che un primo cittadino, quando le proprie associazioni del proprio paese praticamente organizzano gli eventi, è giusto che certo, l'istituzione sia vicino e cerca in tutti i modi di dare una mano tutto dove è possibile, proprio per il discorso anche per salvaguardare la sicurezza nelle comunità di tutti, ed è fondamentale dare il mio apporto, la mia esperienza, tutto quello che noi abbiamo fatto nel tempo e le nostre risorse quanto comune. Importante questa festa, come ha detto Valentina prima, perché veramente Via Braille della Croce è come se fosse una famiglia, è una famiglia vera e propria, tutto nell'entourage che c'è nella festa, ma è importante perché, come già dimostrato in passato, noi andiamo a ricordare comunque con la corsa, con la camminata Rosella Agostino, quest'anno con i rigori andiamo a ricordare, con i calci di rigore andiamo a ricordare Pier Domenico Tarlo Boiro, che oltre essere suo zio, suo padrino, praticamente era un mio carissimo amico, quindi quando è stata proposta questa cosa qua gli ho dato sicuramente una mano per l'organizzazione, quindi mi sembrava doveroso e giusto. E come in passato abbiamo ricordato comunque il presidente onorario, che rimane sempre lui, che è Niccolò Venturino, che rimane sempre nel nostro cuore, colui che comunque ci dà sempre la spinta ogni anno per fare qualcosa. A Valperga non c'è solo Braille della Croce, abbiamo tanti eventi, quindi anche il 4 di giugno abbiamo
Notte d'Oro, che è un concorso canoro fatto al cinema di Valperga, Cinemama di Valperga, organizzato dalla Procura Valperga Belmonte. Poi si sta organizzando per il 7 luglio, quindi andiamo avanti anche nel tempo, diciamo Valperga in Arte, con tutti i vari artisti che ci saranno, che verranno a Valperga, organizzato insieme a tutte le associazioni di Valperga, proprio promosso dal Comune di Valperga, e verranno aperte tutte, diciamo, le cose storiche, come posso dire, tutte le chiese, le chiese di San Giorgio, i monumenti storici, tutte le parti che noi abbiamo di interesse, come il teatro, come tutto quello che c'è. Quindi verrà fatto un percorso unico, si verrà visitato tutto, ci sarà la possibilità a tutti proprio di ammirare le bellezze che ci sono a Valperga. Però Braida Croce, devo dire che è sempre stato nel tempo e negli anni comunque una bella realtà, anche perché tutto, diciamo, è ricavato, viene devolto praticamente per diciamo, il mantenimento della chiesa di San Rocco, che è dedicata proprio alla borgata ed è praticamente un bene patrimoniale di Valperga del 1630, quindi diciamo che per noi comunque istituzione è importante, perché quando c'è un'associazione che mantiene determinate, diciamo, cose, diciamo, beni culturali che abbiamo nel paese, non possiamo che non essere orgogliosi e vicini all'associazione. Sì, quindi Valperga è un paese molto, molto attivo, sia per quanto riguarda appunto le manifestazioni che per quanto riguarda le associazioni, che poi cercano di trainare un po' tutto e valorizzare anche il patrimonio culturale del posto. Sì. Quello sicuramente, ovviamente l'unione fa la forza, quindi se uno da solo non va da nessuna parte, tanti insieme uniti si riesce a costruire qualcosa, come adesso avremo tante manifestazioni, come ha detto il sindaco. Sì, sarà un inizio di estate, un'estate molto, molto densa. Esatto, molto densa, fino ad arrivare poi a settembre con la festa patronale, con la fiera, diciamo, d'autunno che c'è sempre tutti gli anni. Quindi diciamo che Valperga veramente ha sempre dato negli anni comunque diciamo degli elementi molto importanti, ci sono sia in estate che e anche in inverno, c'è proprio di tutto e di più. Quindi devo ringraziare veramente tutte le associazioni che si adoperano veramente nel volontariato per fare qualcosa per questo paese, perché veramente tutte ci sono. Infatti mi sembra l'ultimo sabato del mese di giugno c'è anche Notte in Gioco, che diciamo un concerto della Filarmonica Valperghese in memoria di Moreno e Marco, e quindi diciamo veramente c'è di tutto e di più, e tutto quello che viene fatto col cuore e viene fatto sempre per un ricordo di qualcuno che ha fatto del bene per il paese. Quindi Valperga, diciamo che su questo, sul discorso proprio, diciamo, affettivo tra tutti, non è a meno di altri, non è secondo a nessuno, esatto. Se vogliamo di nuovo ricordare un po' ancora una volta il programma della festa, quindi si inizia venerdì 7 giugno fino a lunedì 10, venerdì alle 19 l'apertura del padiglione gastronomico, specialità polletto allo spiedo, e poi intrattenimento con Epica, serata disco con Epica. Sì. Sabato 8 giugno, ore 16, tutti i bambini sono invitati a partecipare ai giochi a loro dedicati. Di Valperga e non di Valperga. Valperga e non di Valperga. In collaborazione con l'oratorio San Giovanni, San Giuseppe, quindi rottura delle pignatte e corsa dei sacchi. Si prosegue poi di nuovo con l'apertura del padiglione gastronomico e l'intrattenimento in serata con Just for DJ. Domenica 9 giugno, giornata più sportiva, tra virgolette, dedicata sia ai calci di rigore che alla corsa, quindi di mattinata partirà il, chiamiamo, torneo dei calci di rigore, alle ore 9, poi ci seguirà la messa, ci sarà anche la messa, prima non l'abbiamo detto la messa, ci siamo dimenticati della messa, alle 11:10 al padiglione. Poi alle 13 il pranzo. Sì, il pranzo per chi vuole fermarsi o chi vuole andare a mangiare, ci sarà il pranzo. Ovviamente chi fa il torneo abbiamo adibito comunque sia del bere che del mangiare. Sì, un menù apposta per loro, al campo. Sì, esatto, per non muoversi ci saranno panini caldi, panini freddi e comunque da bere, che così almeno è più comodo anche, certo, per loro. E poi finito tutto, si ritorna indietro. Alle 5 apertura delle iscrizioni per la nona edizione della Stra Braida Croce, sì,
dedicata a Rosella Agostino. Alle 6:15 partirà la corsa, camminata e al termine poi riapertura del padiglione gastronomico e serata di Disco Revival con Radio Gran Paradiso. E si chiude lunedì 10 con la paella e la grande frittura di pesce e la musica all'orchestra di Marco Picchiottino, così almeno più soft. Tutte le sere comunque ci sarà presenza anche oltre ai menù e servizio bar comunque sempre garantito. Sempre attivo, cocktail sempre attivi tutte le sere. Importante ricordarlo il servizio bar perché quello speriamo nel tempo. Nel tempo è ricavato, sarà devoluto. Ma secondo me sono fiduciosa qualcuno. Speriamo, deve cambiare. Il presidente onorario con tutti gli altri ci daranno una mano. Speriamo davvero. Non so se vuoi fare qualche ringraziamento in anticipo a chi... Ringrazio Walter, il sindaco di Valperga, che ha accettato il mio invito. Perché come ben tu sai, non sono amante delle interviste. Ti ringrazio per... avermi dato questa opportunità e poi vi aspetto tutti alla festa per fare tutta la festa insieme. Tu Walter? No? Sì, no, devo ringraziare io la Presidente e tutto il direttivo per tutto quello che stanno facendo, ma devo ringraziare perché ho visto che anche sul volantino c'è anche il simbolo della Proloco, quindi una sinergia tra associazioni di Valperga, quindi ringrazio anche la Proloco della loro collaborazione, come ringrazio la Protezione Civile e la Croce Bianca di Valperga, perché per far sì che tutto funzioni nel miglior modo possibile ci va una sinergia tra tutti e quindi questa Valperga c'è, diciamo che non c'è difficoltà, nel senso quando si fa un evento c'è sempre la massima disponibilità di tutti e questo è quello che fa forte Valperga. Certo, sì perché la Croce Bianca ci verrà tutte le sere, più il giorno, la domenica, sia per la corsa che per il torneo. E poi ci sarà anche la Protezione Civile. Ringrazio anche, come ha detto il sindaco, la Proloco, che ci danno anche sostegno anche nell'attrezzatura, perché costa effettivamente. E poi ringrazio tutti i soci e soprattutto il direttivo della San Rocco perché mi sopportano. Sopportano. Ti sopportano e supportano. E supportano, ovvio. Però prima ti sopportano. Esatto, perché è difficile. Volevo aggiungere, se possibile, praticamente una chicca di Valperga, che il 15 di giugno avremo praticamente la festa dell'Arma dei Carabinieri e ci sarà la messa celebrata alle ore 16 nel santuario di Belmonte. Quindi portiamo su tutti, diciamo, la forza dell'Arma dei Carabinieri a festeggiare nel nostro patrimonio UNESCO che abbiamo a Valperga. Quindi questa è stata veramente una bella cosa che ho fortemente voluto, abbiamo fortemente voluto noi come amministrazione. Ringrazio il capitano Grasso per la sua disponibilità e so anche che le forze dell'arma, i carabinieri saranno vicino anche a tutte le manifestazioni, certo. Quindi faranno i loro controlli e tutto, quindi noi diciamo che le associazioni quando vengono sempre prese come amici, perché giustamente vengono a salvaguardare praticamente quello che funziona nel miglior modo possibile, quindi anche quello sarà un momento veramente importante che nel santuario di Belmonte verrà celebrata la festa praticamente dell'Arma dei Carabinieri della compagnia di Ivrea, in cui appartengono 13 caserme nel territorio, quindi diciamo sarà una bella soddisfazione. Certo, io vi ringrazio, grazie mille, grazie. In bocca al lupo e buona festa a tutti. Io allora vi ricordo di andare assolutamente alla festa della Pro San Rocco Braida Croce, alla 10ª edizione della festa di San Rocco, che vi ricordo inizierà venerdì 7 giugno sino a lunedì 10 giugno. Mi raccomando, non mancate. E io vi saluto e vi ribadisco l'impegno vostro di andare a Braida Croce. Grazie.